Buonasera a tutti e bentrovati in diretta dagli studi di UTG.net. Mentre proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti in Sardegna, l'opinione pubblica, così come la politica, si è concentrata in questi mesi sulla rotta diretta Algeria-Sardegna. Questo pomeriggio, nella sede della prefettura di Cagliari, si è tenuto un incontro tra il presidente della regione Francesco Pigliaru e la responsabile del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Gerarda Pantalone. Uno dei temi affrontati è stato proprio la questione degli sbarchi diretti sulle coste sarde. Tra l'altro ricordiamo che non ci sono più sbarchi diretti dalla Libia, quindi ci si è concentrati prevalentemente sulla rotta Algeria. Andiamo quindi a collegarci con la nostra Monica Magro, che è in diretta dalla prefettura. Buonasera Monica. Buonasera Marzia, buonasera a tutti. Siamo qua fuori dalla prefettura, fuori dall'ingresso della prefettura perché è terminato da poco un incontro che ha visto protagonisti, come hai detto tu, Gerarda Pantalone, capo Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il presidente della regione, il presidente di ANCI Sardegna, i prefetti e i sindaci di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Tra i temi affrontati sicuramente la firma di due protocolli d'intesa in materia di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, ma non solo, è stato affrontato anche il tema del CPR di Macomer, che a quanto pare verrà aperto in tempi brevissimi. Io chiaramente vi posso dire che il primo accordo è sicuramente finalizzato a favorire un'accoglienza graduale, quindi proporzionale e diffusa dei richiedenti protezione internazionale in Sardegna. Il secondo protocollo invece mira a promuovere l'impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale. Però ci parla meglio di questi accordi Gerarda Pantalone, che noi abbiamo intervistato, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Pregherei la regia di mandarla in onda. Due protocolli d'intesa firmati oggi con tutte le forze interessate, quindi Regione, Forze dell'Ordine, ANCI e Comuni interessati. Che cosa prevedono, dottoressa Pantalone? Beh, intanto il primo è sull'accoglienza diffusa. Lei sa benissimo che il Ministro dell'Interno ha come obiettivo primario quello dell'accoglienza diffusa, pochi numeri compatibili con le capienze territoriali, con le capacità di accoglienza territoriali, e quindi questo è molto importante, che regione e comuni siano insieme per assicurare una forma di accoglienza sui propri territori, condivisa quindi con i territori. L'altro protocollo lo possiamo definire nel quadro più ampio anche dell'integrazione, che consente l'utilizzo dei richiedenti asilo in attività di utilità sociale. Ciò comporta sia un'integrazione da parte dei cittadini, dei migranti, sia anche una migliore accettazione da parte dei territori, in quanto queste persone stanno rendendo un servizio di utilità per tutti, per la collettività e per i territori. Dal punto di vista pratico, che cosa cambierà da oggi in poi? Ma intanto io penso che debba cambiare, ed è un qualcosa, è un percorso che va fatto. Deve cambiare un qualcosa nella comprensione e nell'accettazione da parte di tutti. L'immigrazione non è un'emergenza, è un fenomeno strutturale che si governa, che si affronta, che si accetta, ovviamente con dei diritti, con degli oneri e con delle regole. E quindi, se si avvia questo percorso condiviso con chi? Con i cittadini e con i territori, io penso che si sta nella strada giusta. A Grazie mille. lei. Bene Monica, abbiamo sentito la tua intervista a Gerarda Pantalone, il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Tra l'altro, questa riunione è stata anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza a Cagliari, giusto? Esatto, Marzia, è stato chiaramente l'occasione, perché è seguito anche un altro incontro, l'occasione proprio per fare il punto sulla sicurezza. La prefetta Tiziana Costantino ci ha riferito che la situazione è totalmente sotto controllo e lo sarà ancora di più quando aprirà il centro di Macomer, dove gli algerini si terranno in detenzione amministrativa fino al loro rimpatrio, e questo anche grazie a un accordo con l'Algeria. Comunque, tuttora la situazione risulta sotto controllo. Pregherei la regia di mandare l'intervista che abbiamo fatto al prefetto Tiziano Costantino. Prefetto, solo nell'ultimo weekend sono arrivati 50 algerini. Qual è la situazione attuale?
La situazione è sicuramente una situazione sotto controllo dal punto di vista delle procedure di polizia, perché noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli, e noi lo siamo, però è giusto che passi questo messaggio, che appena arrivano sul territorio della Sardegna provenienti dall'Algeria, non diciamo algerini, provenienti dall'Algeria, vengono portati nell'hotspot di Monastir, identificati, soggetti ai controlli sanitari, e poi vengono fatti oggetto di un provvedimento di polizia, quindi di allontanamento, e si fa in modo che si allontanino dal territorio sardo. Tutto questo fino al momento in cui, come si sta facendo, non si deciderà di aprire il centro di Macomer, il CPR di Macomer, dove poi saranno destinati in un regime di detenzione amministrativa per poi essere rimpatriati attraverso un accordo con l'Algeria. Mentre per quanto riguarda la sicurezza, quindi è tutto sotto controllo? Ma direi proprio di sì, non c'è assolutamente nessuna equazione tra la presenza di immigrati e la criminalità in Sardegna, perché i dati ci dicono esattamente il contrario, quindi non abbiamo assolutamente un tasso di criminalità aumentato, dobbiamo soltanto gestire il fenomeno immigrazione, così come stiamo facendo attraverso questi due protocolli di oggi, uno sull'accoglienza di e uno sui servizi di utilità sociale, per il quale la Regione ha messo 100.000 euro da destinare proprio a questa finalità, e quindi mi sembra che questi siano gli strumenti attraverso cui dobbiamo procedere, d'accordo col territorio, in coesione con il territorio, Regione e Comuni. Grazie. Grazie a lei. Bene, quindi nessun problema di sicurezza a Cagliari, secondo il prefetto di Cagliari, appunto Tiziana Costantino, come abbiamo sentito dall'intervista che hai realizzato tu, Monica. Ti ringrazio per gli aggiornamenti dalla prefettura. Io ringrazio voi e vi ripasso la linea. Bene, ringrazio anche voi per averci seguito in diretta. Ai prossimi collegamenti.